siamo in compagnia di Gianluca Gotto. Siamo qui a Diano Marina per la presentazione del suo ultimo libro, Quando inizia la felicità. Ecco, un libro di domande. Noi siamo tutti i giorni alla ricerca di risposte, tu invece hai deciso di scrivere un libro di domande. Da dove nasce questa esigenza? Proprio dal fatto che al giorno d'oggi siamo tutti perennemente alla ricerca ossessiva di risposte. E allora che cosa facciamo? Tiriamo fuori il cellulare e non appena noi entriamo su un'app di social media, andiamo su internet, qualsiasi cosa ne facciamo, riceviamo tantissime risposte. E allora uno pensa, beh, con tutte queste risposte viviamo nell'era della massima chiarezza mentale. No, viviamo nell'era della confusione. Tutti noi siamo confusi, persi, non sappiamo che direzione dare alla nostra vita. Perché? Perché le risposte giuste per noi sono quelle che si trovano dentro di noi. E quindi ho pensato, l'unico modo per scatenarle nel lettore e nella lettrice è fare un libro di domande. Ecco, il buddismo, hai detto più volte, ti ha salvato la vita. Perché e quando è che è successo, se ci puoi dare un piccolo spunto? È successo quando mi sono ammalato, prima di una malattia nel corpo, diciamo così, sono stato ricoverato a Bangkok e poi uscendo dall'ospedale mi sono ritrovato vittima di una depressione improvvisa, inspiegabile, e in quel momento mi sono reso conto che io per tutta la mia vita adulta avevo sempre ricercato la felicità e l'avevo trovata, ed è una ricerca importantissima che comunque consiglio a chiunque di fare, ma non basta. Quella è soltanto una delle due facce della medaglia del benessere, l'altra è la serenità, che non dipende da qualcosa che succede intorno a noi, non dipende tanto dall'azione che noi mettiamo nel mondo, ma è un lavoro che facciamo noi sulla nostra capacità di reagire a quello che ci succede intorno in una maniera sana e saggia, e il buddismo mi ha indicato il modo per farlo. Grazie mille. Grazie.